Credo che da parte di Arcuri, più che lanciare l'accusa, ci sia la necessità di dare spiegazioni rispetto al modo in cui ha gestito i soldi pubblici nel periodo nel quale ha ricevuto un importante incarico commissariale dall'ex Premier Conte. La polemica sulle 40 sedute innovative, più prosaicamente conosciuti come banchi a rotelle, andati al macero a Venezia, si allarga. La Corte dei Conti ha aperto un'istruttoria sulla vicenda, ma soprattutto, secondo l'ex commissario per l'emergenza, Arcuri, la preside del Benedetti aveva dato il nulla a osta firmando il certificato di fornitura e il verbale di collaudo, segno che i banchi li voleva. La dirigente scolastica sostiene invece di aver ordinato banchi tradizionali, mai consegnati, e di aver firmato perché altrimenti la ditta non avrebbe ricevuto un soldo. Arcuri, che faccia accuse eh, risulta, è quasi, è quasi eh, una, eh, un paradosso insomma, che da parte sua ci siano delle accuse nei confronti di qualcuno. Sono state fatte delle scelte eh, assolutamente fallimentari come quelle appunto dei banchi a rotelle. L'Italia ha speso decine di milioni di euro per delle, eh, degli strumenti che sono risultati inutili e che le scuole una dopo l'altra hanno deciso di, eh, o di smantellare o di regalare nella migliore delle ipotesi o addirittura di mandare al macero come è successo nel caso del Benedetti di Venezia.